Petrolio, Carlo, perché abbiamo il rapporto mensile dell'OPEC che ci ha riportato come la domanda globale di petrolio nel 2021 crescerà di 6 milioni di barili al giorno e ammonterà a circa 96,5 milioni di barili al giorno, secondo appunto il rapporto mensile. Sostanzialmente l'OPEC sta osservando che così almeno cerchiamo di capire anche in prospettiva futura, no? Visto che lo stiamo già facendo, una ripresa economica più intensa, la vaccinazione della popolazione che comunque ha accelerato i tempi. E la revoca delle misure restrittive di tutti i paesi, che chiaramente adesso piano piano si avvieranno verso un ritorno graduale della normalità, potrebbe avere un risvolto positivo sul petrolio, quindi sulla richiesta di petrolio. Chiaramente è un po' il tema che abbiamo sempre messo sul tavolo, no? Fin dall'inizio di questa pandemia. Tu cosa vedi? In questo senso ci potrebbero essere dei cambiamenti a stretto giro invece? Difficile dire, diciamo, cambiamenti a stretto giro, ecco, anche in questo caso la cautela, insomma, è un po' la parola d'obbligo. Per quale motivo? Perché sicuramente il fattore della pandemia, il fattore, diciamo, che in questo momento sta gestendo le quotazioni del petrolio e non solo, naturalmente, è la situazione della pandemia. Un altro fattore. Lo tocchiamo molto velocemente, naturalmente la correlazione del petrolio con l'appetito al rischio, quindi con gli indici azionari, insomma, la dice lunga. Gli indici stanno continuando a crescere, invece il petrolio tentenna e rallenta, insomma, la sua crescita. Siamo sempre, insomma, all'interno di questo trading range, abbiamo visto 62 come livello di resistenza. 57 come livello di supporto, quindi sono questi 5 dollari al barile, diciamo abbastanza stretto come trading range. Ora l'OPEC ha indicato appunto come ci sia stata questa anche adesione agli accordi sulla limitazione molto molto importante, 124% compresa il taglio volontario dell'Arabia Saudita, escluso quello siamo comunque al 100%, addirittura anche la Libia ha mantenuto un low profile, un basso profilo, insomma, si è attenuto, insomma, a quello che sono diciamo, le condizioni indicate dall'OPEC. Un tassello estremamente importante che a mio avviso giocherà un ruolo estremamente importante saranno gli accordi sul nucleare che dovrebbero essere rivisti e dovranno essere rivisti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Questo sarà il tassello estremamente importante perché l'Iran ha ripreso a produrre molto, molto, in maniera molto decisa, insomma, il petrolio e questo diciamo, esce un pochino dalle stime dell'OPEC, ovvero diciamo che potrebbe inficiare quello che sono le stime sulla produzione dell'OPEC. Tra le altre cose, chi ne sta facendo chi furbescamente sta facendo man bassa di petrolio iraniano? La Cina, naturalmente. Quindi è un, diciamo così, è quasi un offshore, ovvero un fuori luogo, fuori quotazioni che stanno facendo tutti questi movimenti. Quindi la Cina compra il petrolio iraniano e questo, insomma, diciamo che non viene prezzato dai mercati. Questo è un tassello estremamente importante, quindi sarà da monitorare in maniera molto vi da vicino, insomma, se e come verranno modificati gli accordi sul nucleare che avevano sanzionato l'Iran da parte degli americani e da parte anche dell'Europa, naturalmente, e questo sarà un tassello estremamente importante da vedere. Altri tasselli, altri diciamo, Beh, proprio la cose settimana importanti. scorsa, Carlo, perdonami, stavamo ricercando quella che poteva essere la notizia, no, che avrebbe comunque potuto portare dei cambiamenti nel petrolio. Ti ricordi? Avevamo messo un po' sul tavolo Certo, anche sì. tutte le Esattamente. questioni geopolitiche che giustamente stai ricordando anche tu. Sì, esattamente, appunto le questioni geopolitiche che la scorsa settimana avevamo ricordato e ti ringrazio di questo memo perché naturalmente è molto importante, diciamo che sono si intersecano geopolitica, diplomazia nel settore del petrolio, interessi economici giganteschi, insomma, si intrecciano nel settore del petrolio in maniera piuttosto importante. L'India che sta facendo un po' il braccio di ferro con l'Arabia Saudita, un po' arrabbiata l'India contro l'Arabia Saudita perché insomma, in qualche modo sta gestendo la situazione del petrolio. Tant'è vero che addirittura l'India stessa, il governo indiano, sta indicando alle proprie raffinerie di cercare delle
dei fornitori alternativi, un po' come fanno le grandi industrie, insomma, dei fornitori alternativi rispetto al proprio all'Arabia Saudita, e acquistare, diversificare anche in questo senso qui gli acquisti, e tantissimi altri paesi. E naturalmente poi ci sono dei grandissimi interessi. Abbiamo ancora le scorte di petrolio che abbiamo visto, le scorte API ieri sera e quelle di oggi pomeriggio vedremo, in leggera diminuzione rispetto alle stime previste. Tutto questo potrebbe andare ad impattare, tutta questa situazione, diciamo, potrebbe andare a impattare un altro gigante nel settore del petrolio che in questi ultimi anni ha alzato la testa, ovvero gli Stati Uniti. Stati Uniti con lo shale oil che al momento stanno riprendendo, insomma, la produzione, nonostante le aziende siano impegnate diciamo, piuttosto che aumentare la produzione a dismisura, diciamo, sono impegnate piuttosto a coprire i debiti occorsi in questo paio d'anni, dall'anno scorso ad oggi, che con il petrolio sotto zero, abbiamo visto, con petrolio molto prezzi molto bassi, sono andate praticamente in grave perdita, moltissimi fallimenti delle aziende petrolifere. Quindi ecco un sistema, questo del petrolio, decisamente estremamente importante. Se posso continuare, ecco, la cosa interessante da dire è che naturalmente il tutto ruota a quello che sentiamo ogni giorno, più volte al giorno, al telegiornale, ovvero la progressione della pandemia, sia i numeri di infezione e soprattutto le stime dell'OPEC, come abbiamo appunto iniziato questa discussione sul petrolio, guardano molto molto da vicino quelle che sono, diciamo, le stime sulle vaccinazioni. Quindi anche in questo caso, naturalmente, un occhio molto importante bisogna dare a questo settore. Grazie Carlo Vallotto per essere stato con noi per questa parte diretta. Naturalmente ti seguiamo sui tuoi canali e a presto anche sulle fonti TV.